Io sono Lanfranco Palazzolo di Radio Radicale. Siamo qui per onorare un grande scrittore, un grande uomo che ha lasciato il segno nell'ottava legislatura come deputato indipendente eletto nelle liste del Partito Radicale tra il 1979 e il 1983. Parliamo di Leonardo Sciascia. Io sono invitato in qualità di moderatore e di autore di Leonardo Sciascia, deputato radicale, libro che ho pubblicato nel 2004 con la Causa Edizioni, che raccoglie gli interventi di Leonardo Sciascia, la sua relazione e le interviste rilasciate a Radio Radicale, nonché gli appelli durante il rapimento del giudice D'Urso. L'idea della conferenza stampa è nata da un'iniziativa dell'Intergruppo parlamentare Cultura, Arte e Spettacolo. E ne abbiamo parlato ieri sera con Federico Mollicone nel corso di un'intervista che abbiamo fatto proprio sui 100 anni dalla nascita di Leonardo Sciascia, anniversario che cade proprio oggi. A parlare di questo grande uomo ci sarà con noi Fabrizio Catalano, nipote di Leonardo Sciascia, che ci parlerà dei progetti per ricordare in questo importante anno la figura di Leonardo Sciascia, nato nel 1921, proprio nei giorni in cui nasceva il Partito Comunista. E ne parleremo anche con Federico Mollicone, fondatore dell'Intergruppo parlamentare Cultura, Arte e Spettacolo, membro della Commissione Cultura della Camera dei Deputati di Fratelli d'Italia, con Alessandro Tessari, che è stato deputato del Partito Comunista, eletto nel 1972 con il PC e poi è entrato nel gruppo parlamentare radicale, è stato in carica fino al 1992 nel gruppo parlamentare radicale e non da ultimo Mario Nanni, giornalista parlamentare che lo voglio ricordare, è autore di questo bellissimo pamphlet, questo saggio dal titolo Parlamento Sotterraneo, dove viene ricordato anche Leonardo Sciascia in un momento cruciale del suo impegno parlamentare nella Commissione Moro. Sono due gli aneddoti citati nel suo libro, molto interessanti, di cui naturalmente chiederemo conto a Mario Nanni, che è stato, come sapete, giornalista parlamentare dell'ANSA. Io do innanzitutto la parola a Fabrizio Catalano, che ci parlerà un po' come sta vivendo da nipote di Leonardo Sciascia, ma anche da autore, da scrittore, questo anniversario, quali sono le iniziative che si stanno mettendo in campo e soprattutto come ha trovato che in questi mesi si è già incominciato a parlare di Leonardo Sciascia. Grazie dell'invito. Lo sto vivendo principalmente da travolto dagli eventi, perché neanche io mi aspettavo che succedesse tutto questo in occasione del centenario. E mio nonno tendenzialmente rifuggiva non solo le celebrazioni a comando, ma la retorica. Tuttavia, credo che nel frangente storico che stiamo vivendo, ricordare una figura come quella di Leonardo Sciascia sia perlomeno necessario. Alla fine, nel suo penultimo romanzo, Il Cavaliere della Morte, che molti considerano non a torto il suo testamento spirituale, a un certo punto c'è un dialogo fra due personaggi. Il primo, il protagonista, un vecchio commissario di polizia che per tutto il romanzo è denominato il vice, a un certo punto parla con un agente dei servizi segreti. Il protagonista dice: la sicurezza del potere si fonda sull'insicurezza dei cittadini. E l'altro risponde: di tutti i cittadini, anche di quelli che spargendo insicurezza si credono sicuri. Ecco, credo che basterebbe citare questo scambio di battute per testimoniare la devastante attualità del pensiero di Sciascia. È esattamente quello che stiamo vivendo ed è anche quello che ci dà speranza in questo momento, cioè il fatto che chi sparge insicurezza a un certo punto la pagherà. E detto questo, la Fondazione Sciascia, che poi è l'ente che lo rappresenta ufficialmente e che lui ha voluto e alla quale lui ha donato le lettere che aveva ricevuto in tanti decenni di attività letteraria, la sua collezione di ritratti di scrittori, una parte della sua biblioteca, chiaramente ha immaginato una serie di manifestazioni, anche paradossalmente appoggiandosi alla crisi sanitaria che stiamo vivendo, perché in un certo senso tutte queste quarantene che si susseguono ci hanno dimostrato che le nuove tecnologie ci permettono di aggirare la posizione geograficamente isolata di Racalmuto.
fra qualche ora dunque la Fondazione Sciascia intanto darà vita a una piccola maratona durante la quale parleranno gli studiosi che più assiduamente in questi anni si sono occupati dell'opera di mio nonno. E poi avremo diverse rubriche online. In una per esempio ho pensato di intitolarla, perché insomma, sono lì temporaneamente in qualità di coordinatore delle manifestazioni del centenario, di chiamarla 3 minuti con Leonardo Sciascia. E in questa rubrica, in 3 minuti, appunto, intellettuali, giornalisti, artisti in giro per il mondo ci diranno perché Sciascia è attuale oggi, qual è stato il loro rapporto con Sciascia, e proprio per non far torto a nessuno e soprattutto per sentire una voce nuova, noi cominceremo fra qualche giorno ascoltando la traduttrice thailandese dei romanzi di Sciascia. Perché, come dire, mi sembrava interessante esaminare questa sorta di cortocircuito di immaginari, insomma è difficile immaginare tra quello italiano, quello siciliano e quello thailandese immaginari più diversi. E dopodiché speriamo che si torni a una parvenza di normalità, e la Fondazione aveva già allestito una mostra di fotografie scattate da Leonardo Sciascia, e in estate vorremmo riprenderne una che è stata qui a Roma all'Auditorium un paio d'anni fa, di foto di scena di Enrico Petito del film Il giorno della civetta, mostra itinerante in giro per il paese. Ma insomma le manifestazioni sarebbero tantissime, e credo però che sia necessario, io anche a proposito di libri, in questi giorni, o meglio nei mesi di quarantena, con 2 sociologi, col professor Parini e il professor Amendola, mi sono dedicata a un esercizio di stile dal quale è venuto fuori un libro, Il tenace concetto, in omaggio a un'espressione tipicamente sciasciana. E l'esercizio di stile consiste nel provare a leggere l'attualità alla luce di quello che Sciascia ha già scritto. Esercizio che, quando un giorno, e concludo, torneremo alla vita più o meno normale, ammesso che fosse normale la vita di prima, e quindi torneremo a teatro, che è poi il mio vero mestiere, spero si tradurrà anche in uno spettacolo. Infatti col produttore Gino Caudai stiamo tentando di allestire qualcosa che in Italia non è mai stato fatto. C'è una specie di incrocio fra immaginazione e realtà, per cui uno spettacolo in cui, in un sorta di futuro immaginario, dei personaggi realmente esistenti parleranno con l'ologramma, cioè col fantasma di Leonardo Sciascia. Questo grazie alle nuove tecnologie si può fare, e quindi diciamo in scena noi, anche se attraverso un attore, avremo Sciascia, la sua voce, il suo fisico. E una sorta di atmosfera sospesa come quella, ecco, per chi ci segue ha visto qualche anno fa, l'anno scorso, quando ancora si poteva uscire, il film 1917, in una sorta di città già devastata da una rivoluzione, da una guerra, in cui il tempo è sospeso, si manifesta Leonardo Sciascia, ed è una sorta di passaggio di consegne tra chi il cambiamento nella nostra società l'ha in qualche modo teorizzato e chi invece sta per attuarlo. Volevo fare una piccola domanda supplementare al dottor Catalano. Allora, qualche mese fa io ho pubblicato sul sito di Radio Radicale un'intervista a Sciascia, dove i telespettatori della televisione della Svizzera italiana potevano fare delle domande a Leonardo Sciascia, e gli hanno chiesto anche dei suoi film, del giorno della civetta, degli altri film che sono stati realizzati, e lui ha detto: io non li guardo, li ho guardati dopo 2 anni. Allora, che rapporto aveva lui con la rappresentazione filmica e scenica che facevano dei suoi film? Lui era molto diffidente? Diciamo che aveva instaurato un sistema di autodifesa, per cui non interveniva mai nelle sceneggiature, e anzi invitava, per esempio qualche tempo fa il regista Beppe Cino mi ha raccontato che quando lui stava lavorando all'adattamento di Diceria dell'untore di Bufalino, mio nonno convinse Bufalino a farsi i fatti suoi, a non occuparsi della sceneggiatura. Per cui sì, aveva un certo distacco, e devo dire, tra l'altro, siccome abbiamo in preparazione anche un'altra pubblicazione col Centro Sperimentale di Cinematografia, Sciascia il Cinema, nella quale, sfruttando il fatto che tanti film sono stati tratti dall'opera di Sciascia, che il nipote di Sciascia è un regista, che io sono un ex allievo del Centro Sperimentale, eccetera, esaminiamo questi film più dal punto di vista aneddotico che critico, e sì, lui era molto soft,
anche se a lui per esempio alcuni film non piacevano, Todomodo, che pure preso indipendentemente dal romanzo è un buon film, però a lui non piaceva. Tra l'altro Todomodo oggi ha crismi di attualità, tra il fatto che si rifugiano a fare gli esercizi spirituali per un'epidemia, al finale in cui il potere mangia se stesso, però lui diffidava un po' anche del mondo del cinema. Devo dire che, e concludo, rivedendo anche alcune corrispondenze di mio nonno per questo libro, per esempio era interessante vedere la genesi di un piccolo film che forse non molti ricordano, l'unico film per il quale mio nonno aveva scritto una sceneggiatura, Bronte, cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno mai raccontato, di Vancini. Fu un film, anche se realizzato nell'epoca... Una coproduzione italo-jugoslava. Italo-jugoslava, è girato quasi tutto in Jugoslavia, esatto, con Ivo Garrani protagonista e Nino Bixio che fa, e Mariano Rigillo che faceva Nino, che interpretava Nino Bixio. E nonostante fosse il periodo d'oro del cinema, il film ebbe una realizzazione oltremodo travagliata, cioè ci lavorarono per 9 anni, però in questo periodo, per esempio, dalla corrispondenza si evince che con Vancini e forse anche soprattutto con lo sceneggiatore Fabio Carpi, mio nonno instaurò una sorta di amicizia, perché poi parlavano di tutto, parlavano dei film che avevano visto, e per esempio a un certo punto doveva uscire in Francia la prima traduzione in francese del Giorno della Civetta e mio nonno la mandò a Carpi e alla moglie, che evidentemente erano più francofoni che francofili, per averla corretta. Insomma, era anche quando in questi anni alcune sono state pubblicate, quando per esempio si scava in queste corrispondenze fra gli scrittori degli anni 50, 60, 70, è interessante notare che si viene proiettati in un mondo completamente diverso, perché questi si volevano bene, collaboravano fra di loro, non vivevano il loro mestiere con competitività, ma come fratelli che lottavano dalla stessa parte della barricada. E sembra una cosa, come dire, tutti noi o quasi eravamo vivi a quel tempo, eppure sembra lontanissimo dal tempo che stiamo vivendo oggi. L'ultima domanda su Borges, su che cosa accomunava Sciascia con il suo realismo magico e con il fatto che anche Borges fosse meno inquadrabile di tanti altri scrittori. Allora, sicuramente mio nonno e Borges erano anche umanamente molto diversi, infatti alla fine il loro incontro non credo si possa dire che per mio nonno fu una delusione, perché c'era pure fotografie appese in casa, però alla fine per esempio non si trovarono d'accordo su una cosa che era anche intuibile, molto semplice, che mio nonno considerava Waterloo una sconfitta e Borges la considerava una vittoria, ed effettivamente diciamo è un'enorme discriminante nella visione della storia. Però certo, mio nonno fa dire al professor Laurana, il protagonista di A ciascuno il suo, che si potrebbe dire che la verità sta nei libri e nella letteratura. Allora in questo senso e nel fare della vita letteratura e del fare della letteratura vita o meta letteratura, Sciascia e Borges, anche se con stili e stilemi completamente diversi, sono avvicinabili l'uno all'altro. Bene, io ringrazio Fabrizio Catalano per questa importante testimonianza. Passo ora a Federico Mollicone, che in qualità di presidente dell'Intergruppo Parlamentare Cultura, Arte e Spettacolo ha promosso questa iniziativa. Allora, che segno ha lasciato Sciascia con il suo impegno politico nei Misteri d'Italia, nella Commissione Moro? Insomma, voi avete seguito il suo percorso in cui lui metteva in discussione questo sistema che si era creato tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, che non permetteva la trattativa per liberare Moro. Allora, che cosa ha insegnato Sciascia, che si definiva sicuramente non un uomo di destra, ma che aveva un grande rispetto per la destra? Innanzitutto volevo ringraziarvi per l'onore che avete fatto, sia ovviamente a Lanfranco Palazzolo, a cui mi lega una frequentazione diciamo professionale quotidiana, ma per sincronia junghiana questo centenario è nato appunto da uno scambio di battute e da questo suo libro, che è pure editato qualche anno, però raccoglie in maniera unica la testimonianza di Leonardo Sciascia e il suo ruolo come rappresentante del popolo italiano. Io devo ringraziare poi invece Fabrizio Catalano, perché ha portato e ci porta la testimonianza della grandezza di Leonardo Sciascia
non solo dell'umanità, ma della grandezza come letterato. Io credo che da appassionato lettore e divoratore di tutte le opere di Sciascia fin da ragazzo, credo che veramente Sciascia sia, dopo Pirandello, di una grandezza internazionale, e dopo Pirandello in senso cronologico, ovviamente, ma di una grandezza che a me non piace quando viene definito, e ho colto anche l'ironia, quando viene definito il Borges italiano, perché Sciascia era, diciamo, poteva guardare alla pari Borges, eppure essendo conosciuta la grandezza e riconoscendo la grandezza e la passione per Borges e per il suo immaginario narrativo e letterario, che è meraviglioso. Ci sono molti punti di, diciamo, di similitudine, questa ricerca dei luoghi immaginari, questa urbanistica dei luoghi immaginari, questa capacità di riprendere eventi storici e trasformarli come metafora narrativa, come è stato giustamente detto, del contemporaneo, questa capacità di intuire anche in maniera letteraria, cioè l'intuito del letterato, dello scrittore, e questo viene riconosciuto a Sciascia, nell'intuire quello che stava succedendo nel contesto italiano, nella politica italiana. Tanto è vero il riferimento fatto al film in tutto modo, e al fatto che non piacesse a Sciascia, era proprio perché lui l'aveva intuito, aveva fatto emergere questa somiglianza con la figura di Aldo Moro, ma in realtà avevano poi ceduto con la scelta del protagonista, che era il grandissimo, indimenticato Jean-Marie Volonté, che era però troppo somigliante. Cioè, lui voleva rimanere nella metafora, e comunque è vero che aveva in maniera impressionante intuito e anticipato. Per questo poi forse probabilmente, e qui ne viene dato nel bel libro di Palazzolo, ne viene dato testimonianza, e poi sentiremo le altre testimonianze dei protagonisti che lo hanno conosciuto, lui ha bisogno di liberarsi da questo vincolo, considerate l'epoca di cui parliamo, da questo vincolo che un artista, che uno scrittore non può avere, che è il vincolo appunto dei partiti chiesa dell'epoca, no? Per cui il Partito Comunista, lui sceglie il Partito Radicale perché gli dà questo senso di libertà e questo senso di poter dire e fare queste sue ricerche, che diventeranno, come sappiamo, prima un libro bellissimo che era destinato al mercato francese e poi ovviamente ebbe un grande successo anche in Italia, l'Affair Moro, ma poi verrà rieditato 2 anni dopo, quando lui diventa deputato e fa parte della commissione Moro e scrive la relazione di minoranza interamente, citando documenti e citando tutto. E io penso che il messaggio, l'esempio dello Sciascia politico e l'esempio dello Sciascia scrittore vadano, diciamo, di pari passo e debbano essere riscoperti proprio nell'occasione del centenario insieme, perché lui ha dato corpo a quella rettitudine morale, a quella capacità di interpretare il ruolo istituzionale per la ricerca della giustizia, da cui era ossessionato in senso positivo, dell'onestà e anche della verità. E lui fa dire alla moglie dell'onorevole, nel pamphlet dell'onorevole, fa dire, appunto, fa riconoscere questo senso di decadenza generale del contesto politico dell'epoca e, come è stato detto, diciamo, di tutte le epoche, e questo senso di disfacimento dei valori etici, del senso di arricchimento della politica, che non deve essere, la politica non deve essere intesa come arricchimento personale a tutti i livelli. E lì ha un'altra capacità molto, molto anticipatrice. Lui non parla solo dei politici, ma parla dei dirigenti dello Stato apicali, parla dei funzionari, perché la rettitudine riguarda tutti coloro che rappresentano appunto lo Stato. E la grandezza di Sciascia ci trova e ci stupisce ogni volta andando a rileggere anche le interviste. Io è stato citato da Palazzolo questo episodio in particolare, che vedete è importante non dal punto di vista politico, ma dal punto di vista storico, proprio rispetto a quell'affresco drammatico che è stata la Guerra Fredda italiana. Ebbene,
Sciascia, in un momento da comunista prima e poi da radicale, Sciascia intuisce quello che ancora oggi abbiamo difficoltà a definire negli atti parlamentari, negli atti giudiziari, in alcuni processi interminabili che ancora esistono a Bologna e in altre, insomma, anche nelle cronache, nei documenti delle commissioni d'inchiesta. E cioè che la guerra fredda italiana è esistita, che la guerra fredda italiana faceva parte, si inseriva nello scontro est-ovest e che anche l'affare Moro ne fa parte, e soprattutto con l'episodio che viene citato qui anche dall'intervista di Iannuzzi che riporta correttamente Palazzolo sulla questione della quella che è stata la famoso episodio che l'ha contrapposta a Berlinguer, che però anche lui, voglio dire, ha una sua grandezza in quel momento storico. Perché? Perché Sciascia era il cavaliere, il cercatore della verità, e non si fermava di fronte alla chiesa ideologica, e quindi avendo avuto questa confidenza davanti a Guttuso, a Botteghe Oscure, da parte di Berlinguer, che era onesto intellettualmente e che dal suo punto di vista si sentiva di difendere la sua ragione di partito, che coincideva anche con quella, diciamo, per lui di Stato, e il fatto che ci fossero questi collegamenti tra il terrorismo brigatista, la Cecoslovacchia, i paesi dell'est, i campi di addestramento che lui cita, che Sciascia cita in maniera esplicita, mettendo in imbarazzo Andreotti, che ho avuto, pur avendolo avversato come esponente politico, ma ho avuto il piacere di conoscere nella commissione Mitrokhin, di cui sono stato consulente per 5 anni insieme al compianto e indimenticato Enzo Fragalà, il capogruppo, che stimava moltissimo Sciascia e lo citava in tutti i contesti, lo citava per queste cose e fece le domande, preparammo le domande, io già nel 2000 collaboravo con lui, preparammo insieme ai consulenti le domande all'esponente di Potere Operaio in commissione stragi, con Pellegrino pure, che si unì, il presidente Pellegrino del Partito Democratico, che si unì a queste domande, e dove oggettivamente Fragalà ebbe la capacità di completare l'aneddoto e di rendere giustizia a Sciascia su questo episodio storico, perché è vero che Berlinguer lo querelò, è vero che lui si difese in maniera coraggiosa denunciando per calunnia, ma poi è vero pure che Macaluso, in un incontro pubblico riportato a Fragalà in questa commissione, in questa audizione, ed è agli atti dei verbali della Camera, non leggo qui per non allungare troppo, cita proprio questo episodio e dice proprio Macaluso ha confermato pubblicamente che Sciascia aveva ragione, che Berlinguer disse quelle cose e che Guttuso mentì per ragioni di partito. Questo penso sia, in questo aneddoto, non è solo un aneddoto, perché ha aperto, e qui possiamo testimoniarlo senza nulla togliere ovviamente, anzi aggiungendo, alla grandezza di Leonardo Sciascia, a cui veramente noi ci inchiniamo, come eretico della libertà, come rappresentante della narrativa, della letteratura più alta italiana nel mondo, e però aggiunge anche quella, appunto, del cercatore di verità, di colui che per primo, mettendosi contro qualsiasi chiesa ideologica, arriva al cuore, dentro il cuore, diremo, del monastero, ma entra nel cuore del monastero, del Parlamento italiano, nella commissione d'inchiesta, scrive la relazione, certifica con dati, con documenti ufficiali, quelle che venivano definite voci, e invece con documenti ufficiali dei servizi italiani, certifica che più di 2000 italiani legati all'estremismo di sinistra e brigatista si andava a addestrare in Cecoslovacchia e tornava addestrato militarmente. Questo perché lui lo faceva, e anche questo anticiperà, pensate addirittura la commissione Impedian, lo faceva perché lui aveva capito una cosa, che c'era un filone del Partito Comunista Italiano, non quello di Berlinguer che era riformista, e gliene va dato atto, ma quello di Secchia e Bordiga, che erano stalinisti, non avevano mai deposto le armi, avevano sempre il mito stalinista e resistenziale della guerra che continuava da guerra ad alta intensità a guerra a bassa intensità, in un'ottica di guerra fredda,
E un certo terrorismo, questo ormai è storia, lo dicono anche i terroristi stessi. Franceschini racconta come la sua prima pistola fu la Luger del nonno partigiano, e la Luger tedesca del nonno partigiano. Di fatto lui anticipa anche questo, quindi è veramente una sorta di veggenza della cultura politica, dell'analisi. Perché? Perché lui era, e concludo, lui era di fatto un inquisitore, per usare una figura su cui lui pure ha fatto un affresco meraviglioso sull'inquisizione spagnola in Italia, delle sue terre, e era un inquisitore della verità, e lui aveva capito che si dovesse ricostruire quell'affresco drammatico della, e non guardare il caso italiano da dentro, come se fossero tutti personaggi assolutamente locali, ma guardarlo e inserirlo nell'affresco drammatico della guerra fredda mondiale, che influenzò non solo l'Italia, ma tutta l'Europa e direi tutto il mondo. E concludo con l'epitaffio di Sciascia, che dimostra anche qui la sua capacità, la sua ironia, il suo distacco dalle vicende umane. Intanto il fatto che ha avuto, forse questa è la chiave di lettura più bella, ha avuto la possibilità di vedere la caduta del muro di Berlino. E quindi... Mi inserisco, perché scusa, mentre parlavi pensavo aneddoto per aneddoto, perché mio nonno è arrivato a vedere la caduta del muro di Berlino. È vero che stava male, ma in realtà di fronte alla notizia della caduta del muro di Berlino il suo commento è stato un laconico "ma", perché in realtà chi era di quella generazione, posso dire una cosa politicamente scorretta, la caduta del muro non la voleva. Nessuno vuole la sofferenza dell'Ungheria, della Cecoslovacchia, della Polonia. Però il fatto che esistesse un'alternativa, lasciamo stare quanto poi era stata travisata, era comunque importante, quello che ha rappresentato la liberazione delle colonie africane, i diritti delle comunità indigene in America Latina, ma anche i diritti degli operai e dei minatori e dei contadini in Italia. E in questo senso sì, ci pensavo pure poco prima, cioè, mi inserisco solo per questo, è difficile vedere tutto questo con gli occhi di oggi. Facciamo un esempio anche molto vicino a noi, credo un po' meno di 2 anni fa, noi abbiamo assistito a una polemica in cui il partito seduto a destra in Parlamento criticava il franco coloniale africano e il partito seduto a sinistra lo difendeva. 40 anni fa sarebbe stato giustamente esattamente l'opposto, cioè attaccare il franco coloniale è una cosa di sinistra, mentre difenderlo è una cosa di destra. Quindi insomma siamo in un estremo cortocircuito oggi. Assolutamente, grazie per questa, e concludo appunto dicendo questo, che comunque lui aveva vissuto nell'epoca della guerra fredda e con la caduta del muro sicuramente, e questo bellissimo aneddoto, anzi prezioso aneddoto di cui ringraziamo Catalano, lo dimostra anche nella sua capacità di con una battuta di rendere un quadro. Ma l'epitaffio, ce ne ricorderemo di questo pianeta, è di una potenza, ancorché preso dai francesi, la cultura francese, però è di una potenza estrema e di una che dimostra la grandezza del personaggio, perché fa capire che poi quello che conta è alla fine anche lui, che era illuminista, laico, però fa capire c'è tutta una grandissima e profonda spiritualità, come se le cose umane restano umane, ma poi lo spirito sopravvive anche. Io vi ringrazio e poi ovviamente se ci sono altre interlocuzioni. Allora, io a questo punto darei la parola ad Alessandro Tessari. Allora, Alessandro Tessari è stato deputato del Partito Comunista. Eccomi Alessandro, sei in viva voce, aspetta che ti introduco. Allora, è stato deputato del Partito Comunista dal 1972 al 1979. È stato professore universitario e ha seguito un percorso simile a quello di Sciascia, che poi è uscito nel 1979 dal Partito Comunista per entrare nel Partito Radicale, e si era candidato insieme a Sciascia come radicale, però nelle liste del Partito Radicale, e quindi
ha vissuto quella legislatura con Leonardo Sciascia. Sandro, tu hai avuto un'importante esperienza parlamentare con incroci anche nel caso Moro. Ci vuoi spiegare che ricordo hai di Leonardo Sciascia e del suo impegno politico parlamentare sia nella commissione Moro ma anche il suo profilo umano? Prego Alessandro. Eccomi. Allora, io ti sto ancora sentendo parlare dallo schermo e posso cominciare a parlare allora? Sì, prego, parla. Non è che ci accavalliamo, ecco. Allora, innanzitutto volevo ringraziare e complimentarvi con Fabrizio Catalano e con l'onorevole Mollicone perché hanno aperto un sacco di ricordi vivissimi e mi piacerebbe poter continuare anche al di là di questa chiacchierata un colloquio attorno alla figura di Sciascia. Ecco. Prego, parla. La cosa è interessante che io esco dal Partito Comunista, maturo una decisione molto drastica che mi è costata molto anche sul piano personale, psicologico, esco dal Partito Comunista, ero deputato del Partito Comunista e passo al gruppo radicale alla fine della legislatura. Ora, che cosa ha scatenato in me questa voglia di fare questo gesto molto disperato? Non era un gesto facile. Il fatto che il giorno del rapimento di Moro, io ero alla Camera, ero molto emozionato perché per la prima volta i comunisti diventavano determinanti per il varo del famoso governo Andreotti, di larghe intese. La mattina stessa ero talmente emozionato che sono entrato alla Camera quando ancora i portoni erano chiusi, si entra da dietro dal posto di polizia ed ero nella sala stampa dove c'erano le telescriventi quando alle 9 qualche minuto battono la notizia del rapimento di Moro. Corro in transatlantico e trovo quattro deputati democristiani che venivano dal Veneto, dal Friuli, con cui facevo il viaggio di notte e concitato dico: ragazzi, hanno rapito Moro. Loro pensano che stia scherzando. Io dico: le Brigate Rosse hanno rapito Moro e ammazzato i quattro della scorta. E loro mi dicono: quale Brigate Rosse? Questo è Fanfani. Io dico: ma ragazzi, siete impazziti. Di fronte a una cosa simile pensate alle polemiche. E gli altri due hanno detto: no, questo è Andreotti. Cioè quattro morotei che hanno come riflesso immediato quello di pensare che Moro è stato rapito da questa strategia di Andreotti e Fanfani contro Moro. E io comunista che dicevo: ragazzi, vi state bevendo il cervello. Beh, nei 54 giorni, quella mattina Berlinguer ci convocò, disse: non si fanno discussioni, è chiaro, dobbiamo dare pieni poteri ad Andreotti perché risolva questo dramma. Nei 50 giorni però io assisto a questa cosa allucinante, che il partito della fermezza vuole il cadavere di Moro e c'è Pannella e Craxi che tentano invece la strada della trattativa. Ora, io decido di uscire e passare al gruppo radicale. Quando incontro Sciascia, perché sarà proprio Sciascia, io non volevo candidarmi col Partito Radicale, e Pannella mi disse: meglio che tu resti fuori perché hai fatto due legislature col Partito Comunista, passare al Partito Radicale potrebbe suonare un po' provocatorio. Ma il giorno prima di presentare le liste mi chiama Pannella e mi dice: senti, ti va di fare il terzo comunista nelle liste radicali? Dico: in che senso? C'è la Tonietta Macciocchi, una dirigente autorevole, un intellettuale del Partito Comunista, che ha deciso di candidarsi con noi, e anche Leonardo Sciascia. Tu saresti il terzo comunista. Se proposta in questi termini, io ho detto: beh, è soltanto un onore poter essere accanto a Sciascia nelle liste radicali. E fummo eletti tutti e tre, assieme ad altri socialisti, liberali, addirittura di Lotta Continua, Mimmo Pinto, Boato, o addirittura una suora. Quello fu l'anno del grande trionfo radicale. E una nota su Sciascia: Pannella voleva
fare di Sciascia il leader di questa pattuglia così eterogenea che rappresentava l'Italia nuova, l'Italia scontenta di questi pateracchi tra democristiani e comunisti che stavano mettendo in piedi il compromesso storico e che volevano il cadavere di Moro sul quale costruire la Santa Alleanza. Se Moro fosse tornato vivo, ecco l'errore delle Brigate Rosse, la provocazione tremenda sarebbe stato restituire Moro vivo dopo le cose che aveva scritto. Quello era lo scandalo. Consegnarlo morto voleva dire offrire il cadavere per fare il patto. E Sciascia si rifiutò più volte di fare lui l'agitatore, il leader di questa pattuglia così eterogenea. E quando decise di non ricandidarsi, la Iotti organizzò un saluto, un commiato nella saletta del Cenacolo di Vicolo Valdina e gli stenografi gli regalarono un fascicolo rilegato in pelle con una penna stilografica con tutti i suoi interventi. E Sciascia, dimostrando sempre che non perdeva mai questo suo ironico equilibrio, disse: sono contento di non aver abusato degli stenografi, che non li ho fatti lavorare troppo. Mentre diceva queste parole, sui giornali si era scritto che Sciascia, non volendosi ricandidare, si smarcava dai radicali, quasi che fosse in polemica con i radicali. E io ero seduto proprio dentro alla Iotti e sento che dice: ah, quanto mi piace Sciascia in questo suo elegante smarcarsi dai radicali. E Sciascia conclude dicendo: perché io non so parlare, io so solo usare la penna. E poi, pausa, ma quanto mi sarebbe piaciuto poter parlare 10 ore come hanno fatto Boato, Ciccio Messere, Teodori, Tessari, e ha citato tutti i radicali, che ha sorpreso tutti. Ora, io con Sciascia ho dei ricordi bellissimi e vorrei con il nipote magari ci troviamo in qualche modo, passeggiate dalla camera verso la trattoria Danino, dove lui mi ha invitato diverse volte a pranzo, a mangiare, me lo consigliava lui, il brasato col purè, che era il piatto speciale di questa trattoria antica ed elegante, sempre discreta come era nel personaggio lui, Leonardo. E, rileggendo la sua relazione di minoranza, ho trovato tutta la complessità della sua personalità e mi dispiace tantissimo. Per l'occasione ho rivisto un libriccino pubblicato dall'Unità quando direttore era Veltroni sulla giovane Sciascia e commentato da una serie di personaggi fra cui Macaluso, Colaianni e Lombardo Radice. Ora, in questi interventi c'è uno attacco tremendo, violento contro Sciascia, soprattutto di Napoleone Colaianni, che dice testualmente che Sciascia era un grande scrittore fino a quando ha cominciato a sospettare della la collusione fra democristiani e comunisti. Ora, questo intervento sull'Unità Colaianni lo fa nel 72. Nel 78, qualche anno dopo, in occasione di Moro, quello che Sciascia aveva intuito nel 72 sarà conclamato, un'alleanza che vorrà il cadavere di Moro per costruire quel patto. Ora, in questo intervento, 72, nel gennaio del 72, io entrai alla Camera nel Partito Comunista nel giugno del 72 e lavorai con Giovanni Berlinguer, che era il mio tutor, e mi mandò al Senato a seguire il dibattito sulla riforma dell'università. E ero a tavola con il senatore Urbani che mi spiegava questa complessa vicenda della riforma, e al tavolo c'era
Napoleone Colajanni, Edoardo Perna, che era il presidente dei senatori comunisti, e Maurizio Ferrara, papà di Giuliano. Mentre parlo con questo mio corrispondente, amico e compagno Urbani, Colajanni percepisce alcune mie battute e, senza conoscermi, senza sapere chi ero, dice ad alta voce ad Urbani: ma tu inviti al tuo tavolo i fascisti? Urbani si mette a ridere e dice: ti presento il neo eletto comunista di Treviso, compagno Tessari. E Colajanni, capendo di aver fatto una grossolana, grugnisce, bofonchiando qualche cosa, e io, col candore innocente dei miei 30 anni, dico a voce alta: ma i comunisti sono tutti così? Al che Colajanni afferra il piatto, interviene Maurizio Ferrara e dice: ma compagni, siamo fra gentiluomini a tavola, vi prego un po' di cordiale rispetto. E finì qui. Ora, ecco, questa voglia, e Colajanni era un riformista, non era un estremista, e però sentì il bisogno di prendere la spada contro Sciascia, e lo stesso fece Guttuso, che era amico personale di Sciascia. Allora stiamo attenti che Sciascia ha subito due traumi: uno, quello di essere demonizzato quando ha sviluppato questo suo spirito critico anche nei confronti del partito nel quale aveva militato come indipendente. Ma c'è il rischio adesso, e lo dico soprattutto a Fabrizio Catalano, di diventare un cioccolatino. Anzi, quel foglietto che incarta il cioccolatino con le banalità rose. Ecco, Sciascia non è un cioccolatino e non deve diventarlo neanche adesso. È un uomo problematico, spinoso, perché l'intelligenza è sempre spinosa e non risparmia nulla. Io quindi a Sciascia devo tantissimo, mi ha aiutato a capire tante cose che non sapevo quando sono entrato in politica, e quindi gli sono grato. In questo suo, cito soltanto e chiudo, Lanfranco, ti ringrazio per la tua sensibilità anche di mantenere attenta e sveglia l'attenzione su questo personaggio, e anche gli amici di Sciascia, questa associazione meritevole che sta facendo tanti lavori per mantenere vivo l'interpretazione di questa figura così complessa. Nella sua relazione sul Moro, a un certo punto non perde il gusto della parola elegante e pungente, e quando gli si dice di migliaia di poliziotti che venivano sguinzagliati il giorno stesso del rapimento in Sicilia e in Val d'Aosta, lasciando libera Roma, che aveva invece bisogno, proprio attorno a Via Fani e alla città, di quel controllo, di quella mobilitazione. E dice Sciascia nel suo documento: sorvoliamo sul lago della Duchessa, in cui, non credendo al comunicato e perdendo tempo a stabilire l'inautentica autenticità o l'autentica inautenticità, si agì come credendoci, con conseguente distrazione e dispersione di forze. Questo è stato. In realtà l'operazione Moro, a distanza di 40 anni, resta un problema aperto. E quindi, invece di accusare Sciascia di complessità e di incertezza né con lo Stato né con l'EBR, dovremmo interrogarci se la classe politica che regge l'Italia oggi ha fatto strame del documento finale dell'ultima commissione, la commissione Fioroni, in cui si afferma che i servizi deviati hanno concorso all'uccisione di Aldo Moro, e restano degli incerti molto ambigui, e viene citato anche un documento mio in cui racconto di quell'episodio che Lanfranco conosce, perché il giorno dell'arresto di Morucci della Faranda, io, attraverso un funzionario della Camera che cercava per me una sistemazione, una stanza d'affitto a Roma,
mi segnalò una casa in cui io mi recai la mattina di quel maggio famoso, 29 maggio del 79, da Giuliana Conforto. Mi fece vedere la stanza, io dissi che era bellissima e l'affitto era minimo, e lei alla fine di un pranzo mi disse: vieni a dormire già questa notte perché è tutto pronto. Io le dissi che ero molto grata a lei, non ricordo il motivo per cui quella notte non andai, fissai la camera. Il giorno dopo venni a sapere che la polizia quella notte aveva fatto irruzione, arrestato la Conforto, arrestato Moruzzi e la Faranda, che occupavano una stanza accanto alla mia, e la mitraglietta Scorpion che ha ucciso Moro sotto il mio materasso. Io quella notte dovevo essere arrestato come deputato radicale colluso con le Brigate Rosse. Questo era il teorema. Le Brigate Rosse non hanno rapporti torbidi con i servizi deviati, ma col Partito Radicale. Il Padre Eterno mi ha illuminato, non mi ha fatto andare a dormire quella notte, e non mi sono risparmiato 20 anni di galera, perché certamente il Parlamento avrebbe dato l'autorizzazione a procedere se mi avessero trovato a dormire sulla mitraglietta Scorpio. Chiedo scusa, mi fermo. Bene, allora ringrazio Alessandro Tessari e do la parola a Federico Mollicone, che voleva aggiungere. Sì, io volevo ringraziare Tessari per la testimonianza in generale, ma in particolare per questo ultimo inedito, almeno a noi inedito particolare, perché la vicenda dell'arresto di Moruzzi e Faranda a casa di Giuliana Conforto emergerà, grazie al lavoro di Enzo Fragalà, la commissione Impedian e della, in generale del, diciamo, degli altri componenti della commissione Impedian, e Cossiga rivelerà che ci fu un accordo tra il padre di Giuliana Conforto, che all'epoca era in potere operaio, ricordiamolo, e Giorgio Conforto, che era sì un sindacalista della CGIL, ma era conosciuto dai servizi segreti italiani, militari e non, come agente operativo del KGB in Italia. Lui e sua moglie verranno premiati con la stella d'oro per 50 anni di spionaggio, e questa vicenda, cioè l'arresto, venne concordato tra i servizi italiani, e questo lo rivelò a domanda di Fragalà Cossiga, e ci fu un accordo anche ovviamente con la questura e tutto, in un'epoca in cui si stava dentro 6 mesi per le leggi d'emergenza per un volantinaggio. La figlia di Giorgio Conforto, Giuliana Conforto, venne rilasciata dopo pochi giorni, che faceva parte dell'accordo, per cui il padre prevalse sulla spia e salvò la figlia. Questo particolare di Tessari è molto interessante, e lo ringraziamo per questa testimonianza, e dimostra ancora una volta l'estrema grandiosità della situazione in cui ci siamo trovati. Io concludo questo secondo intervento e ultimo intervento dando solo due notizie, che sono anche fondatori di un altro intergruppo che si chiama La Verità, insieme alla collega Frassinetti e altri componenti, altri parlamentari, La Verità Oltre il Segreto, che ha è istituito proprio sulla richiesta di una commissione d'inchiesta in pieno spirito sciasciano, una commissione d'inchiesta per proseguire il lavoro, che è tutt'altro che finito. Ci sono migliaia di documenti che, al di là di quello che viene detto dal presidente Conte, sono tuttora sotto segreto funzionale, e cioè che addirittura è superiore a quello di Stato, per cui sono versati qui agli archivi della Camera e Senato a San Macuto e non possono essere utilizzati. L'istituzione di una nuova commissione d'inchiesta che abbia proprio una visione, la visione di Leonardo Sciascia, cioè che vada a cercare solo con documenti, senza pregiudizi, tutta la ricostruzione della guerra fredda in Italia, comprese le relazioni interne, esterne, il terrorismo internazionale, di tutto il terrorismo. Questo è l'obiettivo di quest'altro, quindi ringrazio Tessari perché ha dato la possibilità anche di lanciare questa nuova iniziativa parlamentare, anche questa con un grande umiltà, direi, anche sotto l'insegna e lo spirito della ricerca di Sciascia.
L'ultima notizia invece è istituzionale e noi abbiamo sollecitato, la Camera lo avrebbe fatto, però l'abbiamo sollecitato perché noi stavamo già intervenendo ieri, a fare una commemorazione ufficiale d'aula la prossima settimana, quando sarà riunita in plenum per votazione, quindi interverranno tutte le forze politiche per ricordare in aula Leonardo Sciascia, ovviamente come deputato e letterato, grande letterato italiano. Grazie. Bene, io a questo punto do la parola a Mario Nanni, che ricordavo è autore di questo bellissimo libro dal titolo Parlamento Sotterraneo. Allora, Parlamento Sotterraneo è una raccolta della sua esperienza come giornalista parlamentare qui a Montecitorio, immagino anche al Senato, che Mario Nanni... Puoi aprire anche questo? Ah, questo qua. Sì. Allora, chiudi quello, che ci ha consegnato un'importante testimonianza che ha riguardato una fase cruciale dell'impegno di Leonardo Sciascia nella Commissione Moro, ovvero quello dell'audizione, apro io, dell'audizione di Giulio Andreotti in Commissione Moro. No, era Andreotti, poi con Berlinguer c'è stato un altro scontro. Allora, con Andreotti accadde un fatto importante, di cui poi, tra l'altro, Mario Nanni è stato autore di uno scoop. Allora, Mario, ci vuoi spiegare che cosa accadde nel maggio del 1980, quando tu eri, lavoravi nella redazione dell'Ansa qui a Montecitorio e sei venuto a conoscenza di un importante episodio? Ti riferisci a quello di Berlinguer? Sì, quello di Berlinguer. Comunque, io prima di parlare di questo episodio, se mi consenti, proprio due battute, mi sento anche dal punto di vista anche proprio emotivo, pagare un debito di riconoscenza a Leonardo Sciascia. Perché Leonardo, dire queste parole molto sentite, senza ripetere quello che è stato già detto di importante dall'onorevole Mollicone, da dottor Catalano, dello stesso Franco Palazzolo. Ora, dico forse delle cose banali, ma qualcuno ancora non le ritiene banali. Leonardo Sciascia è un grande italiano che non appartiene a nessuna chiesa politica o culturale, ma è stato un grande intellettuale, non un intellettuale gramsciano nel senso di organico a qualche schieramento, ma è organico, se vogliamo usare questa parola gramsciana, organico alla ricerca della verità. Cioè lui stesso, quando scrisse, mi pare per l'Epitafio, che poi è cambiato, si contraddisse, credo che sia il massimo della problematicità, come diceva anche Tessari, è un problematico, quindi non si può chiudere, ridurre a santino o ridurre anche il suo modo di parlare, che mi colpì subito appena cominciai a frequentarlo. Lui parlava piano, sommessamente, a volte non riuscivo manco a sentire perché parlava a bassa voce, ma se posso usare questa immagine, le sue parole mi sembravano come l'acqua distillata, cioè lui distillava concetti e parole che lasciavano il segno. E poi questa capacità di prendere delle metafore letterarie come sonde, come trivelle per scavare nella realtà di oggi, della realtà contemporanea, quando per esempio, l'ho citato anche nel libro, ma lo cito spesso, il romanzo di Melville, Benito Sereno, e lui avviava con questa citazione una riflessione sul potere, cioè il potere dove sta, il potere reale dove sta, e faceva l'esempio di Benito Sereno, il comandante della nave di questo romanzo di Melville, che era convinto di essere lui a comandare la nave, invece non era lui. E quindi questo concetto è stato poi ripreso in una recensione al libro Sul tempo dell'altro giorno da Luigi Bisignani, quando ho detto Presidente Conte, che si illude di avere in mano il potere, dovrebbe riflettere su questa considerazione di Leonardo Sciascia, che il potere dov'è? Bisogna anche vedere. Tornando alla tua domanda, quello fu un momento difficile della Commissione Moro e soprattutto anche del mio impegno come redattore che seguivo i lavori della Commissione d'inchiesta, che come Commissione d'inchiesta
era soggetta, aveva i poteri dell'autorità giudiziaria, per cui tutto quello che usciva dalla commissione veniva considerato segreto d'ufficio. Io ero stato già messo sotto accusa, rischiando la denuncia, quando rivelai che Moro era svenuto sulla panca della chiesa di San Patrick a New York dopo un tempestoso colloquio con Kissinger, che l'aveva minacciato nella maniera diplomatica ma abbastanza eloquente che se continuava la politica con i comunisti rischiava di brutto. E già Pecchioli, che era allora il ministro dell'interno del PC, così lo chiamavano, aveva posto il problema di denunciare questo giornalista. Poi io ho fatto il bis con questo scoop del battibecco Berlinguer-Sciascia, quando Sciascia, in modo molto tranquillo, non provocatorio, non era nel suo stile, disse: cosa mi dice segretario? Perché era nell'ambito delle audizioni dei segretari di partito. E quindi capitò a Berlinguer. Cosa mi dice di quello che si racconta delle frequentazioni dei terroristi, di alcuni terroristi italiani con gli ambienti cecoslovacchi, o addirittura si dice che siano stati ospiti nell'ambasciata cecoslovacca in Italia, che come tutte le ambasciate sono come i conventi del Seicento e sono inviolabili. Allora, e soprattutto perché mi dice di questi terroristi che vanno a esercitarsi nei paesi dell'est, in particolare in Cecoslovacchia. E allora Berlinguer rispose in modo molto seccato: non so di che cosa stia parlando, io non ho mai sentito, non saprei che dirle. Ha detto: strano che lei non sappia cose che ha detto a Guttuso, che me le ha riferite. Era successo un patatrac. Il Partito Comunista subito fece una smentita. Io passai la notizia con il solito sistema delle fonti incrociate, che io non stavo, erano cose grosse, non potevo solo fidarmi di una fonte per quanto attendibile. Avevo delle fonti a destra, il senatore Marchio, tanto ormai posso dirlo, senatore Marchio, una persona, un galantuomo che mi dava sempre notizie, lo stesso senatore democristiano siciliano, Coco, avevo tante, insomma, avevo questo modo di incrociare le fonti, per cui quando vedevo che collimavano io andavo tranquillo, sparavo sta notizia. E allora passai un brutto quarto d'ora, stavamo al Senato, perché la commissione Moro quel giorno si riunì al Senato per dare la possibilità ai senatori della commissione Moro di partecipare ad alcune votazioni. Per cui quando uscì la smentita del Partito Comunista, c'erano alcuni colleghi, qualcuno ancora vivo e vegeto, Padellaro per esempio, Antonio Padellaro, c'era anche Peppe Crescimbeni del Tempo, che siccome mi avevano spesso sfottuto, dice: ah, tu rischi così, dice, mo come ti metti? Lo dicevano un po' con un sorrisetto, un po' dice, ma mo adesso come te ne esci da questa storia? Allora io presi carta e penna, chiamai il commesso e disse: onorevole Sciascia, allegai il comunicato del Partito Comunista. Il Partito Comunista smentisce, Berlinguer ha smentito, lei che cosa mi dice? Io ero appeso alle parole dell'onorevole Sciascia, perché se mi avesse smentito, allora io avrei perso tutta la credibilità, perché poi così succede, come dice nel Misantropo Molière: tutti i tuoi meriti poi vengono cancellati perché poi c'è un difetto che li cancella. E quindi a questo punto, 10 minuti lunghissimi, dissi al commesso: chiedi se può rispondere. Allora lui vergò 2 righe che Palazzolo mi ha chiesto in una recente intervista: ma lo conservi sto biglietto? Io purtroppo ho questo difetto, non sono andreottiano in questo, quello conservava pure le ricevute, diciamo, del bar. Allora ho detto: non l'ho conservato. Ma arrivò il commesso, lessi, e dice: Berlinguer ha smentito, e va bene, smentisco anch'io, così siamo pari e patta
ma conoscendo lo stile dell'onorevole Sciascia, dello scrittore Sciascia, ho capito che era praticamente, dice, vabbè, facciamolo contento, ha smentito, facciamolo contento. E quindi io passai questa smentita. Dopodiché è successo il pandemonio, perché poi Cuttuso chiamò Sciascia e poi, insomma, sapete il resto com'è andata, ruppero l'amicizia tra Sciascia e Cuttuso, si ruppe l'amicizia e poi successo. Poi, tra l'altro, io chiudo, c'è anche traccia nei resoconti parlamentari della Commissione Moro di questo bigliettino che Sciascia ti dà, perché il Presidente della Commissione, la sera del 23 maggio del 1980, chiese conto a Sciascia del fatto che aveva passato il bigliettino a un giornalista, che eri tu, e disse non, la Commissione non può essere svuotata della sua funzione, come se il segreto della Commissione la riempisse di funzioni e invece non lasciasse adito ad altre interpretazioni. Io vi ringrazio tutti quanti, non aggiungerò altro, perché per quel rispetto della parola a cui faceva riferimento Sciascia non voglio aggiungere altro a quello che avete detto, che è già tanto. L'unica cosa che mi sento di dire in quanto curatore di questo libro sui discorsi parlamentari è che la testimonianza di Sciascia è stata anche importante per Radio Radicale, perché i suoi appelli per la liberazione del giudice D'Urso furono fondamentali in un momento particolarmente difficile della Repubblica, e questo deve aprire anche una riflessione per chi in questi mesi ha cercato di far chiudere Radio Radicale. Io vi ringrazio Fabrizio Catalano, nipote di Leonardo Sciascia, Federico Mollicone, che ha organizzato questa conferenza stampa per l'intergruppo parlamentare Cultura, Arte e Spettacolo, Alessandro Tessari, col quale siamo stati in collegamento, e Mario Nanni, autore di Parlamento Sotterraneo, che hanno tenuto questa conferenza stampa che abbiamo voluto svolgere qui a Montecitorio per ricordare i 100 anni dalla nascita di un grande deputato quale fu Leonardo Sciascia. Grazie a tutti. Grazie a voi.